Palazzo del Pegaso, il convegno phishing e sicurezza informatica su come difendersi dalle truffe online. Presentato a Palazzo del Pegaso, il progetto del giornale online per e con gli studenti e le studentesse delle scuole superiori della Toscana. Inaugurata negli spazi del Consiglio regionale, la mostra dei presepi messa in scena dall'Associazione Culturale Natale nel Mondo. Come difendersi dalle truffe online. Phishing e sicurezza informatica sono temi sempre più di attualità, con le truffe ai danni di cittadini ed imprese in grande crescita. A Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale, si è svolto un convegno sull'argomento con i maggiori esperti del settore, una giornata di lavoro e confronto fortemente voluta da Consiglio regionale, Corecom e Federconsumatori Toscana, con la partecipazione della Polizia Postale e dell'arbitro bancario e finanziario. Noi abbiamo la necessità di non voltarci dall'altra parte rispetto ad un fenomeno che cresce e che purtroppo continuerà a crescere: i furti d'identità, i furti informatici. Siamo abituati a difendere le nostre case con i sistemi di allarme. Dobbiamo costruire sistemi di allarme informatici, avere evidenza di come puoi essere truffato, insegnare alle ragazze e ai ragazzi a come ridurre questo rischio, perché nel futuro, con l'intelligenza artificiale, è evidente che il rischio di aumento di questi casi esiste, però per poterlo ridurre è necessario che ognuno di noi sia più formato a ridurre il rischio. Questo è il senso di questa iniziativa che Federconsumatori insieme al Corecom ci ha voluto proporre, e allora noi come Consiglio regionale dobbiamo spalancare le nostre porte, lavorare per andare nelle nostre scuole, andare a parlare nei centri sociali, nei centri di aggregazione giovanile, nei luoghi in cui si incontrano gli anziani, andare a spiegare cosa accade per ridurre questo fenomeno. È evidente che il mondo va in una direzione che è quella della digitalizzazione sempre maggiore, ma allora servono strumenti per ridurre il rischio di frodi. È un lavoro che noi vogliamo portare avanti, a cui teniamo molto. Per sensibilizzare sul tema, l'anno prossimo il Corecom dedicherà il bando Toscana in Spot al tema delle truffe telefoniche da online. C'è un lavoro anche storico del Corecom, che il Corecom svolge col Concilia Web, che è quello appunto di fare un po' da mediatore, da negoziatore tra l'utente e le compagnie telefoniche. Noi successivamente crediamo che sia importante appunto coinvolgere l'insieme dei soggetti della Toscana per una grande campagna di informazione in questo senso, e noi faremo proprio un bando il prossimo anno, quello Toscana Spot, dedicato proprio a questo tema delle truffe telefoniche, delle truffe online, in modo da premiare i migliori video che verranno proposti da un po' da tutta la Toscana. Gli attacchi informatici sono sempre più spesso attività che provengono dall'estero, per questo è fondamentale fornire ai cittadini e alle aziende gli strumenti per potersi difendere. I rischi principali sono soprattutto i malware. Statisticamente, anche dall'ultimo rapporto Clusit di ottobre 2023, sono, diciamo, percentualmente gli attacchi che vanno più a segno. I ransomware sono dei virus che criptano il contenuto di un computer o di una rete e per decriptarlo chiedono appunto un pagamento in denaro, normalmente in moneta virtuale. E al secondo posto poi abbiamo gli attacchi DDoS, che sono degli attacchi che tendono a far crollare il funzionamento di un sito internet e renderlo inservibile, e quindi con notevole danno ovviamente per il titolare e anche per gli utenti che se ne servono. E al terzo posto, ma non distaccati di molto, c'è il phishing, il classico phishing, che si realizza però con modalità veramente all'avanguardia. Normalmente, diciamo, sono tre modalità in una: arriva prima l'SMS di phishing con un link malevolo, cliccando sul link si apre un falso portale, normalmente di un istituto bancario, dove vengono inserite le credenziali di accesso. Però per completare il tutto si riceve una chiamata di un falso impiegato di banca per ottenere i codici OTP necessari per concludere, diciamo, il bonifico e la truffa. Secondo Federconsumatori si tratta di un tema di grande attualità sul quale non si può abbassare la guardia. Serve una capillare opera di informazione, formazione ed educazione digitale dei giovani e degli adulti. Abbiamo ritenuto di organizzarla perché pensiamo che sia un tema di assoluta attualità sul quale non si deve assolutamente abbassare la guardia, e non ce n'è mai abbastanza, e quindi c'è bisogno di procedere con una capillare opera di informazione, formazione e educazione digitale dei giovani e degli adulti, perché ormai non possiamo fare a meno degli strumenti digitali per le nostre comunicazioni, per i nostri acquisti, per la nostra vita di relazione, e ne facciamo spesso un uso
inconsapevolmente incontrollato, e questo ci espone a dei rischi gravi che è bene appunto conoscere per poterli prevenire. Generazione News, le notizie con gli occhi dei giovani. Si chiama Generazione News ed è il giornale online degli studenti e delle studentesse della Toscana, la voce di chi ha la voglia, la forza, la capacità di leggere il mondo vivendo da protagonisti consapevoli. L'idea di questo giornale, presentato in sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso, è partita proprio dai giovani, dalle consulte provinciali degli studenti e dal Parlamento regionale degli studenti, per essere poi recepita dal Consiglio regionale della Toscana, l'Ufficio scolastico regionale, l'Ordine e la Fondazione dei giornalisti, le scuole con l'Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze capofila. Abbiamo sempre detto di dare più voce a chi ha meno voce. Attraverso Generazione News i giovani, i nostri ragazzi, nelle nostre scuole possono raccontare il loro punto di vista sul tempo che viviamo. È uno spazio libero, uno spazio aperto, uno spazio di confronto. È un luogo in cui provare a raccontare il presente e il futuro. È un modo per dare autonomia e per noi, per poter ascoltare, per poterci confrontare. Un grazie al Parlamento degli studenti, un grazie alla consulta, un grazie all'Ufficio scolastico regionale. Viviamo un tempo in cui siamo inondati da informazioni, da notizie. Poi trasformare tutto questo in qualcosa di credibile richiede che le persone analizzino quelle informazioni e le trasferiscano agli altri in maniera più credibile. Questo è il lavoro che i ragazzi e le ragazze stanno facendo. Il progetto nasce dal coordinamento regionale delle consulte in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti di Arezzo, della Toscana, e per l'appunto abbiamo creato questo progetto. Abbiamo dato la possibilità a tutti gli studenti della regione toscana per l'appunto di partecipare a questo bellissimo progetto. Gabriele Marini dell'Ufficio Scolastico Regionale ha parlato della responsabilità di accompagnare il progetto, di dare gambe e sostegno ad un laboratorio di formazione di idee nella direzione della partecipazione attiva. Per l'Ufficio Scolastico Regionale, che ha sostenuto questo progetto anche grazie all'accordo con l'Ordine e la Fondazione dei giornalisti toscani e con il Consiglio regionale toscano, è quello di promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi, il promuovere le competenze del sapersi orientare in un mondo dell'informazione molto, molto ampio, e in cui non è semplice poi saper individuare ciò che è giusto da ciò che non è giusto, ciò che è vero da ciò che non è vero, e quello di poter, visto che l'idea è nata all'interno delle consulte degli studenti, quello di dare gambe ad un'idea importante, potente, come quello di fare un giornale fatto dagli studenti, rivolto agli studenti, nato fuori dalla scuola ma a vantaggio e per con ricadute importanti dentro le istituzioni scolastiche. Vivete appieno questa grande occasione di crescita umana e siate scomodi come ogni giornalista dovrebbe essere, ha sollecitato i ragazzi Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana. È fondamentale avvicinare i ragazzi alla lettura, indipendentemente dal mondo del giornalismo. È chiaro che quando poi appassioni i ragazzi alla lettura, il passo successivo è coinvolgerli nella nostra professione. Professione che in questo periodo, sapete, è bombardata da mille informazioni, e credo che questo sia un progetto utilissimo per i ragazzi, per drenare tutte queste informazioni che arrivano e elaborarle con le loro idee. È chiaro che noi come ordine dei giornalisti, la nostra funzione è quella di assistere, di essere vicini alle loro esigenze e accompagnarli in questo percorso. Tra l'altro siamo molto sensibili all'informazione per i giovani e soprattutto con i giovani. È da un paio di anni che come ordine facciamo un corso contro le fake news proprio rivolte a tutte le scuole, ed è un corso che ha avuto molto successo. Siamo riusciti anche a espanderlo alle varie province della Toscana e ci sta dando risposte molto importanti, e questo progetto va nel solco dell'informazione proprio rivolta ai ragazzi. È chiaro che è un percorso che deve essere, come ho detto prima, aiutato, ma noi siamo disponibili assolutamente a metterci a disposizione per qualunque tipo di informazione e iniziativa che vorranno intraprendere.
E come ha spiegato il direttore responsabile della testata, all'onore di questa sfida, di questo scambio generazionale, impegna noi adulti a darvi tutti gli strumenti necessari per realizzare i vostri progetti. Per loro è uno strumento intanto per esprimersi e per tirare fuori la loro voce, che in questo momento è veramente la cosa principale da augurarsi per loro, più di qualunque altra cosa. È un momento in cui il rischio è che si chiudano completamente in una energia entropica e quindi esplodono all'interno. Quindi è veramente fondamentale che gli vengano dati gli strumenti per farsi ascoltare, per elaborare quello che loro stanno vivendo, che è tantissimo. E oltre a questo è anche uno strumento, secondo me, per rapportarsi con il mondo, per interpretarlo, per spiegarlo, per imparare a comunicare, quindi poi nel futuro per imparare a vivere, a lavorare, a fare qualunque cosa. Il giornalismo è una forma di, per loro è quasi uno strumento per fare politica, cioè per entrare in comunicazione fra di loro, per coinvolgersi, per coinvogliare le energie, quindi l'hanno scelto loro e quindi questo ci deve far riflettere. Loro l'hanno voluto e loro se lo organizzeranno, poi naturalmente li stiamo facendo insieme il progetto, però fondamentalmente funzionerà con il gruppo fondatore di questo progetto, che sono una ventina di ragazzi che da 2 anni lavorano a questo obiettivo. Dopodiché in ogni città, anche attraverso i presidenti delle consulte, si formeranno delle piccole redazioni divise anche per argomenti, per la scelta che ogni ragazzo individuerà. Quindi gli argomenti che vorranno seguire e il territorio. E poi ci sarà qualcuno che farà la quadra, diciamo, e si farà un'operazione di sintesi, che sarà a Firenze alla scuola Sassetti Peruzzi, che è un po' la scuola capofila di tutte queste, di questa cordata. Il numero zero del giornale è già online. Io parto col dire che in questo momento sono molto contento e anche un po' emozionato, perché reputo fondamentale che in questo caso le istituzioni si prendano il compito in qualche modo di emancipare i ragazzi anche sotto un aspetto di vita politica, perché oggi purtroppo vediamo molto spesso i ragazzi lasciati fuori dalla partecipazione politica consapevole, e questo giornale penso che sia un deciso passo in avanti verso una scuola invece che sia caratterizzata dall'inclusione, quella vera, e dalla partecipazione alla vita politica, che può derivare solo da un'emancipazione vera ed effettiva. Un consiglio alla mostra Presepi nel mondo. Presepi provenienti da tutto il mondo in mostra negli spazi del Consiglio regionale della Toscana. È stata inaugurata la mostra di presepi realizzata dall'Associazione Culturale Natale nel Mondo di San Giovanni Valdarno, che da 40 anni colleziona natività provenienti da ogni parte della terra e che dal 2021 fa parte dell'Associazione Nazionale Città dei Presepi. A tagliare il nastro il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. È un'opportunità veramente grande, perché da una piccola cosa che era una collezione privata, negli ultimi anni arriva fino alla regione, e è una ricchezza per San Giovanni, perché la passione di queste due persone, questa associazione Natale nel Mondo, che hanno raccolto 800 presepi di tutto il mondo, diventa un simbolo di pace, soprattutto un messaggio di pace, ma è anche un messaggio culturale e anche un aspetto di attenzione ai particolari e ai dettagli di come si fanno le cose. Loro sono partiti da una mostra che tutti gli anni viene fatta a San Giovanni Valdarno, e piano piano le persone che vengono a vederla hanno chiesto: ma possiamo anche noi avere in altri paesi, da altre parti, questa rappresentazione? Perché è una rappresentazione del Natale fatta di tanti materiali, dai materiali più poveri, ci sono fatti in foglie di bambù, fino a argento, materiali preziosi, che vengono da tutto il mondo. E quindi è un valorizzare e portare il valore dell'artigianato, dell'arte, dell'attenzione alle piccole cose un po' nel mondo. Quindi partiamo da San Giovanni, ma loro oggi espongono in 20 città, e quindi è per noi un orgoglio rappresentare quello che è, vogliamo dire, un artigianato, ma non saprei come definirlo, perché è una passione che parte da San Giovanni
e che viene portata, oggi arriva qua in consiglio regionale, sono in provincia, quindi che viene portata un po' in tutta la Toscana. La mostra fa parte dal 2015 del circuito nazionale di Terre di Presepi. I presepi che abbiamo qui portato alla regione sono 22 e vengono da molte parti del mondo, Perù, Corea del Sud, Turchia, Lussemburgo, un po' da tutte le parti del mondo. E la cosa che ha affascinato noi nell'iniziare la collezione è proprio il vedere come venga sviluppato lo stesso tema attraverso gli usi, le tradizioni e le culture di popolazioni diverse.